che comunque erano considerati proprio la serie Z dello Z, insomma, come bombolo carnavale, e, nell'ambito della commedia, che non fossero questi, di giovani che facessero qualcosa, quindi una generazione diversa, c'era Michele Soavi, che forse conoscete, ha fatto La Chiesa, Deliria, Deliria era il primo film, sì, che era stato prodotto appunto da Massacesi. Ed è lì che io ho conosciuto Massacesi, perché Massacesi me lo fece conoscere Michele Soavi, che io ho conosciuto a Roma, perché anche lui poi ha fatto televisione, dopo anche lui ha fatto qualche film, poi dopo televisione ha fatto anche cose belle in televisione, ha fatto Ultimo, che era una boiata, ma poi ha fatto quello sulla Uno Bianca, che invece secondo me è meglio, e comunque voglio dire, anche le boiate che ha fatto sono sempre ben dirette. Quindi questo sicuramente lui è bravo come regista. Io adesso parlo dei contenuti che alcune di quelle sue cose veicolano, tipo per esempio Ultimo. E poi ha fatto un film ancora dopo la televisione, che è Arrivederci Amore Ciao, che è un bel film noir che a me è piaciuto, non è piaciuto quasi a nessuno, ma a me sì. E appunto c'era Michele Soavi, c'ero io e c'era Fabio Salerno, cioè non è che voglio dire che se si voleva parlare di qualcuno che faceva più o meno in qualche modo delle cose horror ci fossero poi tante altre. Adesso cioè, tu guardi su internet, ci sei tu, ce ne sono tanti, insomma, no? Ma allora no, quindi è chiaro che sulle riviste, sulle fanzine, su queste cose qua gli davano spazio, perché già a trovarlo che ci fosse, voglio dire. Era decisamente minore, quindi. Sì, ma questo senza nulla togliere a lui, no? Cioè non è che sto dicendo quindi che lui non era bravo, dicendo che all'epoca era veramente una cosa, questo è un po' difficile oggi da far capire, cioè nel senso all'epoca era una roba particolare, insomma, non... E quindi... Oggi su internet è tutta un'altra cosa, con i canali internet, sia i canali gratuiti tipo YouTube o Vimeo, ma poi tutti i vari Netflix, tutti i VOD, video on demand, che insomma voglio dire, riempiono, hanno bisogno di una quantità di materiale che permette anche la produzione indipendente, quella a basso costo. In più la riduzione dei costi che le nuove tecnologie permettono sta creando tutto una nuova dimensione dell'independent, perché adesso appunto con una macchinina fotografica come quelle puoi girare in Blu-ray, in qualità Blu-ray, e quindi è poi molto difficile andare a distinguere sullo schermo una cosa girata con una Red, faccio per dire, che è una telecamera che costa 30.000 euro, poi insomma neanche tanto, da una cosa girata con una macchina fotografica come quella, insomma, per cui si è post prodotta adeguatamente, e questo ha scardinato i meccanismi di produzione, ha scardinato tutta una serie di rendite di posizione abbastanza prefissate, insomma, per cui adesso è tutto diverso, ma allora no. Lui stava tantissimo evidentemente negli anni 80. Lui stava abbastanza avanti, ma non ha avuto la forza di rimanerci avanti. Questo è la cosa che un po' dispiace, insomma. Però comunque c'è stato, e cerchiamo di ricordarlo. Io direi che adesso che è tardi, non so se qualcuno ha delle domande personali che vuole sapere qualcosa che magari io mi sono dimenticato di dire. Ma sì? È rimasto qualcosa del testo che aveva consegnato? La sceneggiatura, infatti, purtroppo la sceneggiatura che avevamo noi in produzione io non riesco più a trovarla, l'ufficio è stato chiuso, poi la società è stata liquidata a metà degli anni 90 e io poi ho avuto altre società di produzione, ma quella società di produzione è stata liquidata nel 95 mi sembra, cambiato l'ufficio e tutto quanto, e io anche negli scartafacci o cose vecchie l'ho cercata in più occasioni quella sceneggiatura, perché non era la sceneggiatura di Notte Profonda, sono sicuro, perché avendo visto il film e ricordandomi che l'avevo letta, era una cosa in cui c'erano delle sorte di zombie alieni in una periferia, aveva a che fare con... cioè qualcosa, c'entravano gli alieni, c'entravano gli zombie, non mi ricordo esattamente tutto, insomma, però spero un giorno magari di essere in grado di ritrovarla e riportarla alla luce, se si ritrova lo farò certamente sapere, insomma.
Va bene, direi di andare avanti con la proiezione. Grazie.